Buongiorno, oggi nuovo video, nuovo cosa mangio in un giorno e volevo innanzitutto scusarmi per questa introduzione con pochissima luce, però come sapete, se non lo sapete, sono in una posizione molto sfigata con questa cucina perché viene la luce dalle finestre solo quando è già mezzogiorno, le 11, quindi io la mattina presto ho davvero pochissima luce, sembra sera. Comunque, prima di lasciarvi alla mia colazione e alla mia giornata, al resto della giornata, volevo chiedervi se vi andava di consigliarmi qualche nuovo cereale. Questa mattina farò colazione con dei cereali al cioccolato, poi lo vedrete tra pochissimo. Però, dato che mi è tornata la voglia di cereali ed era tantissimo che non li mangiavo a colazione, appunto volevo chiedervi se mi volevate consigliare qualche cereale carino, ovviamente sano, magari integrale. E niente, scrivetemelo nei commenti che sono molto curiosa di andarli a provare, andarli a comprare. E adesso vi lascio appunto la mia colazione, che sarà molto molto semplice perché questa mattina ho pochissimo tempo. Vado a mettere in una ciotola lo yogurt greco e adesso vado a decorare e arricchirlo con gli altri ingredienti. Vado a mettere queste bacche, questi sono cranberry e finalmente non sono dolcificati con lo zucchero. Di solito questi frutti hanno sempre lo zucchero appunto per dolcificarli e anche per conservarli. Qui sono dolcificati con il succo di mela, quindi direi che va abbastanza bene. Quindi vado a mettere questi mirtilli, gli anacardi tritati. Io ci metto gli anacardi perché sono in assoluto la frutta che mi piace di più, la frutta secca, però mettete pure quello che preferite. E infine aggiungo le fettine di kiwi. Guardate che carina! Ci vuole un attimo a prepararla ed è super nutriente e anche super bella. Come fonte di carboidrati, dato che qui abbiamo le proteine dello yogurt e i grassi sani della frutta secca, poi abbiamo anche la frutta fresca, però non abbiamo carboidrati da cereali, vado a farmi in questa ciotolina un po' di latte di riso e cereali. Come cereali vado ad utilizzare questi di Natura, sono dei cereali al cacao ripieni con il cioccolato, sono davvero buonissimi, dentro non hanno latte, ovviamente non hanno uova, quindi sono vegan se vi interessa e non hanno l'olio di palma. Ed ecco qua, la mia colazione è pronta. Per prepararla, come avete visto, ci vuole davvero un minuto, è velocissima ed è super nutriente perché ha davvero dentro tutto quello di cui abbiamo bisogno. Quindi adesso non mi rimane che andarla a mangiare. Ed ecco il mio pranzo oggi, dunque sono delle fettuccine fatte con l'edamame, sono delle fettuccine quindi a base di soia, 100% soia, dentro non ci sono farine, non ci sono altri ingredienti, quindi sono anche senza glutine e io le ho condite con una cremina di funghi velocissima e una fogliolina di basilico. È una ricetta strafacile ma davvero davvero buona. Ho scelto di provare questa pasta, queste fettuccine di edamame, quindi di soia. L'edamame sarebbe la soia fresca, quindi ancora verde, non essiccata. E sono curiosissima di provarla, dentro hanno tantissime proteine. Su 100 grammi di prodotto ci sono 42 grammi di proteine. E niente, sono molto curiosa di provarla, quindi metto subito sull'acqua della pasta, così appena bollirà posso calare le mie fettuccine. Queste le avevamo comprate alla Carrefour e abbiamo fatto il video, quindi se vi interessa ve lo metto nelle schede e nella descrizione, dove vi facevamo vedere appunto tutta quanta la spesa che avevamo fatto al Carrefour. Saranno pronti, vado ad aggiungere nella padella un po' di acqua di cottura della pasta, aggiungo un cucchiaino di formaggio spalmabile tipo Philadelphia, questo che utilizzo io è light,
Qui ho la mia pasta scolata che devo dire è cresciuta tantissimo in cottura. La vado a mettere nella padella, do una mescolata e la metto sul fuoco giusto 2 minuti ancora per farla amalgamare bene alla salsina di funghi. Devo dire che le fettuccine hanno tenuto la cottura davvero perfettamente, le ho assaggiate e sono sottilissime, questa cosa mi piace molto e sono molto buone, mi ha stupito come pasta, hanno un profumo quando le cuocete che è molto più forte in realtà del sapore poi effettivo. Per merenda ho fatto questa omelette senza farine, senza altri carboidrati, con all'interno una specie di nutellina crema al cioccolato fatta con il burro di mandorle e ovviamente il cacao, poi cocco e sopra cioccolato. In una ciotolina vado a rompere un uovo e aggiungo un goccino di latte. Adesso sbatto bene e il composto deve essere completamente liscio, quindi non ci devono essere pezzettini di albume ancora interi. Ok, a questo punto verso il mio composto in una padella che ho leggermente unto. Dopo pochi minuti la nostra frittatina, la nostra omelette è pronta, io non la giro perché è un po' fragile e soprattutto in superficie è cotta, quindi non ha bisogno di essere girata, è molto molto veloce da preparare. E adesso possiamo preparare la cremina che andrà all'interno, quindi vado a mettere in una ciotolina un bel cucchiaione di burro di mandorle, va benissimo qualsiasi altro burro, come quello di arachidi o di anacardi, e vado ad aggiungere un po' di cacao amaro in polvere. Questo sarà circa un cucchiaino. Mescolo bene e aggiungo come dolcificante un cucchiaino circa di xilitolo. Voi potete mettere il dolcificante che vi piace di più, anche volendo un po' di semplice zucchero. La cremina è pronta. Io ho messo su un piattino la mia omelette e adesso la vado a farcire e rigiro ancora, proprio come le crepe classiche alla Nutella. E per concludere vado a mettere sopra la cremina al cacao, quella solita che ho trovato sul canale di Silvia, fatta con semplice cacao, acqua o latte e se volete un po' di dolcificante, altrimenti così al naturale. Per cena ho fatto una cosa, ragazzi, buonissima. Dovete assolutamente rifarla e fatemi sapere qua come vi viene. Adesso ve la faccio vedere. Ta-da! Ho fatto una pizza, però non è pizza normale, ma è una pizza con le zucchine. Dentro c'è pochissima farina, ho messo tipo 2 misurini e è venuta buonissima. È morbida, quindi non ha la base proprio croccante come la classica pizza di farina, però se la volete un po' più croccante basta metterla qualche minuto in più sulla base del forno. A me sinceramente piace anche così. Io l'ho farcita con un po' di formaggio, va benissimo qualsiasi formaggio, qualche funghetto e salsa di pomodoro. È semplicissima ma è stra buona, stra golosa. E vi faccio subito vedere come l'ho fatta perché è anche semplicissima, cioè proprio la ricetta del secolo. Inizio tritando a julienne le mie zucchine che prima ovviamente ho lavato. Adesso al composto di zucchine vado ad aggiungere un pizzico di sale e lascio riposare 15 minuti circa. Passati orientativamente 15 minuti, posso strizzare un pochino le mie zucchine. Vedrete che a contatto con il sale inizieranno a perdere un po' di acqua, di vegetazione. Io non le strizzo completamente, anche perché mi dispiace, dato che comunque nell'acqua ci sono tanti sali minerali, quindi cerco di non eliminarla del tutto, ma ne tolgo giusto un po' per evitare poi che in cottura la pizza rimanga un po' troppo morbida. A questo punto andiamo a formare l'impasto vero e proprio, quindi vado a rompere 2 uova all'interno.
Io sto facendo la pizza per due persone, quindi se volete farla soltanto per voi, dimezzate tutte quante le dosi. Vado a mettere circa un cucchiaio di formaggio grattugiato. Non vado ad aggiungere sale perché le zucchine comunque ancora sono abbastanza saporite. Vado a mettere un po' di aglio in polvere. Poi vado ad aggiungere due misurini di farina d'amaranto. Il mio impasto è pronto, a questo punto posso formare la pizza. Vado a mettere sopra una teglia un foglio di carta forno e ci verso sopra l'impasto. Io faccio una pizza unica, quindi dopo la andrò a dividere, però mi trovo più comoda a farne una anziché farne due, perché nella teglia non mi entrano e in questo modo è anche più carino da farvela vedere. Però ripeto, se volete fare questa ricetta soltanto per voi, quindi considerando una sola persona, potete dimezzare gli ingredienti e volendo potete mettere magari più zucchine se volete farla un po' più grande. Adesso dobbiamo fare uno strato sottile sottile, che poi volendo va bene anche per una persona sola questo. Adesso andiamo a spalmare praticamente l'impasto tenendo una forma tondeggiante e lo andiamo a livellare, non troppo sottile, non deve essere sottilissimo altrimenti poi avete difficoltà a staccarla, però non deve essere neanche troppo spesso altrimenti non si cuoce bene, quindi fate attenzione che non ci siano buchetti sulla superficie. Adesso possiamo infornare la nostra base a 180-190 gradi per 15 minuti circa. Questo, come vedete, è il risultato della base dopo circa 15 minuti di cottura. Se la volete staccare, aspettate qualche minuto, lasciatela raffreddare e poi la potete staccare. E vi faccio vedere sotto, è bella dorata. Poi se la volete un po' più croccantina potete girarla, quindi mettere la parte superiore alla base, la lasciate raffreddare qualche minuto, la staccate completamente, la girate e condite questa parte qui della base. In questo modo si asciugherà meglio in forno e rimarrà più croccante. A me però, devo dire la verità, piace anche più morbida, quindi la vado a farcire direttamente. La faccio molto semplice, vado a mettere un po' di pomodoro e metto qualche pezzettino di formaggio, qualche fettina di fungo, poi ovviamente la potete farcire e condire come vi piace di più, completo con un filo di olio e in forno ancora per 10 minuti, questa volta però vado a mettere la teglia nella parte più bassa del forno. Dopo 10 minuti questo è il risultato, ditemi se non è la cosa più bella del mondo, è golosissima, è davvero strabella. Adesso ve la impiatto e me la vado a spazzolare. Come avete visto, il procedimento è facilissimo, ci vuole anche poco tempo perché in tutto diciamo che ci vuole una mezz'ora, quindi è assolutamente fattibile. E io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così come sempre mettete un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, così vedrete tante nuove ricette. E io scappo a mangiare la mia pizza e vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video e grazie di essere stati con me oggi, ciao!